Nel passato vi abbiamo presentato prodotti di fascia consumer o prosumer, quindi comunque oggetti dedicati all'uso domestico o per piccoli uffici o professionisti. Oggi vogliamo fare un ulteriore step avanti e presentarvi un prodotto che ha tutte le carte in regola per essere definito come un server. Ecco infatti il nuovissimo QNAP TS-H686, le cui caratteristiche tecniche non ci faranno sicuramente rimpiangere di non aver scelto un server vero e proprio. Ovviamente gli utilizzi e il pubblico a cui sono riferiti saranno diversi, poiché comunque siamo di fronte ad un prodotto per il ramo aziendale. Ma in questo piccolo case, dalle dimensioni di 22x23x32 cm, troviamo un processore, un Intel Xeon D1602, dal processo produttivo a 14 nanometri, con due core e quattro threads che lavorano a una frequenza di base di 2,5 GHz, una frequenza di boost di 3,2 GHz, 3 MB di cache, e il tutto in soli 27 watt di TDP, di maximum power. Avendo sopra uno Xeon, quindi non potevano mancare di certo le RAM ECC. Infatti in questo caso avremo due banchi da 4 GB della frequenza di 2666 MHz con un CL19. Sono due banchi a 4 GB per un totale di 8 GB. La possibilità di installare fino a 4 hard disk da 3,5 pollici, più due hard disk da 2,5 pollici e altre due memorie allo stato solido internamente con negli slot NVMe Gen 3, ne completano il quadro totale. All'interno troviamo anche un alimentatore con certificazione 80 Plus Bronze. Non mancano ovviamente tutti gli slot di espansione. In questo caso ne avremo due. Entrambi gli slot sono PCI Express 3 con 8 linee ciascuno. E considerate che all'interno di questo server, all'interno di questo QNAP, possiamo installare addirittura una GeForce, una GTX 1650, ovviamente low profile. Il sistema di installazione degli hard disk è semplice come al solito, come in tutti i QNAP andiamo a estrarre il cage dove andremo a posizionare il nostro hard disk, togliamo le due slitte che lo vanno a bloccare, andiamo a installare l'hard disk, riposizioniamo i due blocchi. E lo andiamo ad inserire all'interno del nostro QNAP. Molto semplice anche per installare gli hard disk a 2,5 pollici, estraiamo il cage, prendiamo un nostro hard disk a 2 pollici e mezzo, in questo caso un SSD della Intel, lo andiamo a inserire, lo incastriamo all'interno facendo una piccola forza, lo inseriamo, chiudiamo. Gli hard disk sono installati, gli SSD sono installati. Per gli NVMe abbiamo due slot internamente, per installare dovremo, come abbiamo fatto vedere, aprire il case e andare a installare internamente togliendo la ventola. Il sistema di dissipazione di questo QNAP si basa sulla tecnologia a due camere. Avremo infatti una camera dedicata ai componenti hardware ed una camera dedicata invece agli hard disk e alle schede di espansione. Per quanto riguarda la parte componenti hardware, quindi dove avremo il processore, gli NVMe, dove abbiamo le schede video, tutto è raffreddato da una ventola assiale da 2600 RPM, che può spostare fino a circa 25 CFM d'aria. Nella zona invece dedicata agli hard disk e con anche l'alimentatore avremo una classica comunissima ventola da 80 mm di diametro. Lato connettività, questo QNAP non ci fa mancare nulla, ovviamente abbiamo quattro porte LAN da 2,5 gigabit, abbiamo due porte USB 3.2 Gen 1 e internamente, come abbiamo detto, abbiamo altri due slot di espansione. Il bundle con cui ci arriva il QNAP è molto essenziale, è un prodotto aziendale quindi non ha molti fronzoli. Abbiamo il classico manualetto di installazione, il dépliant che ci dice che il prodotto ha 5 anni di garanzia, il cavo di alimentazione, abbiamo due cavi Ethernet CAT5e, abbiamo i due dissipatori per le memorie NVMe, le chiavette per bloccare tutti i nostri hard disk, più un set di vitine per poter bloccare gli hard disk a 3,5 pollici e quelli da 2,5 pollici. Prima di continuare, mi raccomando, se ti piace questo video, metti un like e iscriviti al nostro canale.
Tutto questo hardware è supportato egregiamente dal nuovissimo sistema operativo di QNAP, il QTS Hero, che per la prima volta nella storia di QNAP va ad utilizzare il file system ZFS. Il QTS Hero infatti è il cuore portante, il cuore pulsante di questo TSH686 e ne gestisce tutte le peculiarità e le sue caratteristiche. Ed è proprio il file system ZFS la vera novità. Siamo infatti di fronte ad un file system open source nato nel lontano 2002, prodotto da Sun Microsystems e lanciato ufficialmente nel 2004. Installato per la prima volta all'interno di Solaris, la versione 10 a memoria, nel 2006, ZFS nasce come un file system in grado di superare qualsiasi limite di archiviazione e di storage grazie anche alla sua struttura a 128 bit. ZFS infatti sta per Z File System, che indica infatti la capacità di memorizzazione che appunto si aggira nell'ordine dei triliardi di bit. Ma perché QNAP ha deciso di passare a ZFS? I file system tradizionali sono in grado di gestire un solo disco alla volta, mentre invece per poter gestire più dischi dobbiamo utilizzare un controller hardware come un controller RAID oppure un sistema software dedicato. ZFS va oltre questo limite, riesce infatti a gestire nativamente sia dischi che volumi in maniera analoga alla tecnologia RAID grazie ai VDEV. Che cosa sono i VDEV? I VDEV o Virtual Device sono gli elementi base di ZFS, ossia possono essere visti come dei blocchi, degli insiemi costituiti da uno o più hard disk fisici allocati insieme. Subito sopra questi VDEV abbiamo lo Z-Pool. Lo Z-Pool non è altro che un insieme di VDEV. Ora, non vogliamo andare a annoiarvi e entrare nel dettaglio della tecnologia del file system ZFS, è veramente un file system spettacolare, e vi lasciamo nel link qua sotto nella descrizione il link alla pagina di Guru Advisor dove è veramente spiegato bene. Torniamo al nostro QNAP. Ovviamente questo file system non sarà sfruttato in toto in questo piccolo prodotto, in questo QNAP che ha a disposizione solamente 6 spazi fisici più 2 altre slot di memoria interna. Però quello che sfrutterà il QNAP, quello che sfrutterà il TS6H686 saranno i pilastri su cui si basa il file system ZFS, ossia integrità e affidabilità. Infatti i vantaggi principali nell'utilizzo di ZFS per QNAP saranno la riparazione automatica contro la corruzione dei dati, la compressione e riduzione dei dati anche grazie alla tecnologia di deduplicazione, un'enorme quantità di archiviazione che può essere inserita all'interno del QNAP, abbiamo anche la possibilità di creare quasi infiniti numeri di istantanee, se parli di un numero superiore a 65.000, e abbiamo il supporto allo SnapSync. Lo SnapSync è una nuovissima feature di QNAP che ci permetterà di creare snapshot periodici del nostro NAS con sistema ZFS ed inviarli ad un altro NAS. E questo più o meno era abbastanza facile. Quello che ci permette di fare SnapSync è quello di mantenere aggiornati in tempo reale questi due prodotti, garantendo che quando viene apportata una modifica nel nostro NAS che abbiamo all'interno della nostra azienda, verrà modificata contemporaneamente in modalità real time anche nel NAS di backup che abbiamo in un'altra parte dell'azienda o in un'altra azienda. Questo ovviamente cosa succede? Questo ci permette, SnapSync aiuterà appunto le aziende a ripristinare i servizi base, i servizi fondamentali per lavorare nel minor tempo possibile. Ovviamente non mancheranno anche tutte le altre applicazioni che hanno reso QNAP famosa in tutto il mondo. E per questo vi lasciamo la scheda completa, la recensione completa sul nostro sito extremehardware.com. Quindi per oggi abbiamo finito circa. È impossibile non amare questo prodotto. Il QNAP TS-H686 è un prodotto da un prezzo abbastanza elevato, infatti si aggira intorno a 1500-1600 euro a seconda del canale dove andiamo a cercarlo. La qualità si paga e questo QNAP è sicuramente un prodotto di altissima qualità. Dobbiamo anche ricordarci però che quando andiamo a comprare un prodotto di questo genere, il prezzo del server, del NAS in sé per sé, sarà all'incirca un quarto, comunque se sarà il minimo che dovremmo spendere rispetto al budget totale che dovremmo allocare. Infatti è molto importante anche cercare sempre di utilizzare i giusti dischi per il giusto prodotto. In questo caso noi vi consigliamo vivamente di utilizzare hard disk nati e studiati per questo tipo di utilizzo, o come ad esempio Western Digital, che sono i VD Red Pro.
dei dischi che ci garantiscono fino a 300 terabyte di workload all'anno, una quantità immensa. E ovviamente sono dischi che sono progettati per durare in 24 ore su 24, che sono progettati per resistere a tutte le vibrazioni che questo prodotto avrà. Ovviamente questi hard disk costano. Noi abbiamo la versione da 14 terabyte, ma una versione da 18 terabyte della Western Digital, appunto questo modello, potrebbe arrivare fino a 800 euro. Quindi, considerando che dobbiamo inserire 4 hard disk, quindi capite anche che il prezzo del QNAP è sicuramente il minore sborso, appunto, come dicevamo prima. Per oggi è davvero tutto. Mi raccomando, non dimenticatevi di seguirci in tutti i nostri social, sul nostro nuovo canale Twitch, in cui vedrete i nostri ragazzi anche streamare e giocare con i nuovi giochi. Avremo FIFA 21, avremo COD e qualsiasi altro gioco nuovo che verrà fuori da qui ai prossimi giorni, prossimi tempi. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!